Domenica 7 febbraio. Luca 7, 36-50. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro, dunque, lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei, invece, mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei, invece, mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace».Ultime due domeniche prima della Quaresima, potremmo dire, sono due varianti sul tema della misericordia, della tenerezza di Dio. In questa prima abbiamo questo bellissimo incontro a casa del fariseo Simeone. Gesù è invitato e qui incontra una donna. Allora abbiamo due figure che si contrappongono. Da una parte Simone, che invita Gesù, ma lo invita soprattutto per se stesso, per farsi onore di questo rabbì molto famoso. E poi questo Simone è un uomo che giudica a partire dalla sua giustizia, dalla legge di cui lui è conoscitore, giudica, ma giudica senza neanche dire, esporsi dentro di sé. E Gesù sente questo giudizio. Dall'altra parte, quasi in contrapposizione, abbiamo questa donna. Arriva non invitata, non ha diritti, è una presenza inopportuna sotto tutti i punti di vista, una donna, peccatrice, senza nome, ma identificata addirittura con la sua condizione di peccato. Ora questa donna si getta ai piedi di Gesù, si china, si incurva quasi, no? Si piega fino a scendere a terra. E lì assume una posizione quasi fetale, come di chi sta vivendo il travaglio di un parto, di una nascita, di una nuova rinascita, possibile forse, se qualcuno l'accoglie. E poi compie dei gesti di grande intimità. Bacia i piedi di Gesù, li lava con le sue lacrime, li unge con un unguento, li asciuga con i capelli. Cioè, sono tutti gesti di intimità con le quali entra in contatto con Gesù e crea un legame, un affetto. E questa è la fede, è un affectus, è un legame, è un desiderio di toccare e di essere toccati, di creare un contatto con il Signore. E Gesù si lascia toccare. Questa carezza, questo tocco, che è un'invocazione, che è appunto una preghiera per essere accolti così come questa donna è,
Gesù si lascia toccare in un duplice senso. Da una parte perché ospita questa donna con la sua storia senza giudicarla, anzi riconoscendo una autenticità in questo suo desiderio. E poi si lascia toccare perché si riconosce in qualche modo in quel gesto. Lui stesso laverà i piedi ai suoi discepoli. E in questo gesto di dono totale di sé, si sprigiona un profumo più forte della puzza della morte, che pure Gesù dovrà attraversare. E quindi la tenerezza è capace di profumare la vita oltre ogni meschinità, oltre ogni peccato. Lasciarsi toccare da Gesù e lasciare che Gesù sia toccato dalla nostra condizione umana. Questo è il contatto della fede. E dunque preghiamo perché ogni volta questo sia possibile quando da peccatori ci chiniamo ai piedi di Gesù.